Ben ritrovati a Speciale Salute. Saluto Cristina che conduce con me la Ciao trasmissione. Elisabetta, salve a tutti. E dicevo, ben ritrovati. Oggi parleremo di disturbi gravi, di personalità. Si tratta di, una patologia che, comporta disturbi anche gravi del comportamento e che possono, influire molto anche oltre che sulla qualità di vita del paziente e anche dei suoi familiari, fino a rappresentare un grave, problema di salute pubblica. Ne parleremo con i nostri ospiti in studio che sono esperti, sono tutti psichiatri e neuropsichiatri appunto della materia e vedremo come questi disturbi si possono curare e affrontare, e quali sono i servizi che l'azienda USL della Romagna offre e quali sono anche le linee guida che recentemente la Regione Emilia-Romagna ha approvato proprio per offrire delle possibilità di cura efficaci a questo tipo di patologie e di pazienti. Bene, quindi entriamo nel vivo dell'argomento presentando i nostri ospiti in studio, il dottor Ravani, Claudio Ravani, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì, il dottor Michele Sanza, direttore della Unità Operativa Dipendenze Patologiche di Cesena e il dottor Andrea Tullini, direttore dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Rimini. Bene, entriamo subito, dicevo, nel vivo dell'argomento con il dottor Ravani che ci dice, ci inquadra un po' i disturbi del comportamento, altrimenti detti, cioè definiti anche come disturbi borderline di personalità. Sì, i disturbi di personalità sono una categoria di disturbi un po' diversa da quella che noi siamo abituati a considerare quando parliamo di malattie, perché nelle malattie noi pensiamo sempre ai sintomi, che sono delle cose che prima non ci sono, poi arrivano, poi passano. Invece i disturbi della personalità sono caratterizzati sì da sintomi che ci sono, ma soprattutto da dei tratti della personalità che accompagnano la persona nel corso della vita. Si sviluppano in età adolescenziale e poi accompagnano la persona nel corso della vita. Il disturbo borderline di personalità è uno di questi ed è caratterizzato da dei tratti molto particolari che dopo vedremo meglio, ma fondamentalmente potremmo riassumerli in questo aforisma: è un disturbo di personalità in cui i sintomi sono stabilmente instabili, cioè c'è un'instabilità di fondo che però si ripete continuamente e perdura, possiamo dire, nel corso della vita, anche se poi vedremo si attenuano, con l'età. E nelle nostre categorie diagnostiche un disturbo di personalità si accompagna a delle sindromi vere e proprie, con questo concetto ne parlavamo prima di comorbidità, che vuol dire associazione di malattie. Per cui noi possiamo avere un disturbo di personalità di fondo associato per esempio a una depressione, associato a un disturbo di tipo psicotico e quant'altro, che coesistono. Bene, poi lo vedremo meglio perché ne parlavamo proprio prima dell'inizio della puntata, però dottor Sanza, ci spiega la differenza fra disturbo grave di personalità e disturbo borderline di personalità? Perché poi le linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna parlano di disturbo grave di personalità. Bene, come disturbi gravi di personalità noi abbiamo inteso raggruppare alcuni disturbi che hanno delle caratteristiche comuni, che sono il disturbo borderline di personalità. Quindi il disturbo borderline di personalità fa parte nel nostro lessico della classe più ampia dei disturbi gravi di personalità. Il disturbo istrionico e il disturbo narcisistico. Ecco, cosa hanno in comune questi tre disturbi? Hanno in comune delle marcate difficoltà nelle relazioni interpersonali, hanno in comune un aspetto di disregolazione emozionale, che vuol dire che le persone che ne sono affette presentano delle carenze nel regolare e co nel conoscere e nel regolare i propri stati emotivi. Hanno in comune l'aspetto della impulsività e alcuni aspetti cognitivi, come per esempio il pensiero dicotomico, cioè pensare che le cose sono sempre rigidamente o bianche o nere. Bene, dottor Ravani, quindi tornando al discorso di come si manifestano, insomma, come si manifestano, ma quali sono anche le cause di questi disturbi di comportamento? Ma le cause, più che cause nelle malattie psichiche, parliamo di fattori di rischio che si associano, quindi non c'è mai una sola causa. E i fattori di rischio in questo caso sono fondamentalmente in due grandi categorie: da una parte quelli in qualche modo connaturati con la persona, che possono essere di tipo genetico ma anche di tipo temperamentale, no? Chiunque di noi ha avuto due figli sa che già alla nascita sono diversi uno dall'altro, quindi ognuno di noi porta un temperamento diverso. Gli altri fattori che sono forse più interessanti sono quelli legati all'ambiente in cui fin da bambini queste persone
vivono, che sono ambienti che fondamentalmente offrono, dal punto di vista dell'attaccamento del bambino alle figure di riferimento, un attaccamento un po' insicuro, cioè sono bambini che non sanno mai esattamente cosa aspettarsi, specialmente nella definizione delle loro risposte emotive dai loro genitori. E tutto questo chiaramente associato a una loro predisposizione fa sì che anche nel corso della vita tenderanno continuamente a illudersi che la risposta sia una risposta in qualche modo accogliente, e idealizzando nell'altro, diciamo, aspettative in cui si sentono rassicurati, appoggiati e quant'altro, per poi essere delusi e quindi fondamentalmente frustrati continuamente e delusi dall'altro. E questo è il leitmotiv un pochettino di tutta la vita, che trova le radici però nell'esperienza che hanno fino da piccoli. E dando un po' di dati anche epidemiologici, quante sono le persone che soffrono di questi disturbi e quante nel nostro bacino territoriale? I dati non sono affidabilissimi, perché le diagnosi non sono molto raffinate ancora in quest'area. I dati che abbiamo, i dati europei, ci danno una prevalenza nella popolazione di disturbi di personalità in genere, quindi dai più gravi ai meno gravi, di circa il 14-15%, insomma, grosso modo. In realtà noi disponiamo in Italia di dati soprattutto relativi alla popolazione che seguiamo nei nostri servizi, e in Italia mediamente il 10% della popolazione seguita nei nostri servizi ha disturbi di personalità, e in Emilia Romagna un po' di più. Quanti di questi sono giovani ad adolescenti? Allora, quanti di questi diciamo che hanno dei disturbi del cosiddetto cluster B, poi rispondo anche alla domanda, cioè disturbi cosiddetti impulsivi, no? Esplosivi, sono circa un quarto. E proprio con la diagnosi di borderline, grosso modo, circa quasi un 1%. Molti sono giovani anche perché, come abbiamo detto prima, l'esordio, se così si può parlare, perché non è un vero e proprio esordio, è uno sviluppo della personalità, è proprio in età adolescenziale e giovanile. Dottor Tullini, allora, i disturbi di personalità si manifestano verso la tarda adolescenza e poi in età adulta, ma ci sono degli antecedenti significativi, quindi dei comportamenti anche che si possono identificare per fare una diagnosi precoce, quindi utili a una diagnosi precoce anche prima dell'adolescenza? Sì, la neuropsichiatria infantile è ovviamente si occupa fino ai 18 anni, la neuropsichiatria infantile è una diagnosi non molto frequente, perché non si può fare dalle indicazioni delle classificazioni prima dei 16-17 anni. Però sicuramente precedentemente, nell'età più precoce, ci sono certi tipi di comportamento o certe diagnosi che possono poi successivamente svilupparsi verso un disturbo della personalità. Sicuramente le più frequenti, e soprattutto in associazione, sono da un lato quella che viene comunemente denominata ADHD, quindi sindrome di iperattività, disattenzione e impulsività da un lato, e disturbi oppositivi provocatori che poi diventano disturbi della condotta successivamente. Quando hanno delle caratteristiche già citate prima dai miei colleghi, l'ADHD sicuramente ha l'impulsività come problema comportamentale spesso complesso da gestire, dall'altra parte questa tendenza appunto a vedere il mondo bianco e nero, e a una certa irascibilità, quindi un disturbo di regolazione delle emozioni, quindi da un passaggio repentino dalla calma fino a uno scoppio di ira anche in bambini molto piccoli. Quando c'è questa sovrapposizione delle due condizioni, in un terzo dei casi si può passare successivamente a un disturbo della personalità, poi quando il ragazzo passa all'età adulta. Questo tipo di disturbi vengono normalmente trattati precocemente, quando vengono evidentemente posti in diagnosi. Ecco. Quindi noi cerchiamo di affrontare sia con la famiglia che col bambino con determinate tecniche. E che cosa si può fare per appunto prevenire le gravi manifestazioni? Noi in età evolutiva non abbiamo un bagaglio farmacologico ampio come possono avere i nostri colleghi dell'età adulta. Sicuramente alcuni farmaci ci sono, ma soprattutto sono tecniche di tipo cognitivo-comportamentale, sia con i bambini e sia con gli adulti che hanno a che fare con quei determinati bambini. Quindi vengono trattati insieme, viene trattata la famiglia? Viene trattata la famiglia e il bambino con tecniche specifiche ormai consolidate.
Allora, spesso queste persone hanno anche dei problemi con alcol e droghe, sostanze di cui abusano. Vediamo nel servizio quali sono quindi le patologie associate ai disturbi della personalità e vedremo anche un colloquio simulato fra un medico e un paziente tratto proprio da un caso reale. Vediamo. L'utilizzo di sostanze psicotrope correla facilmente disturbi di personalità e spesso e volentieri disturbi di personalità associati anche ad alterazioni dell'umore. I disturbi di personalità più frequentemente osservati accanto all'utilizzo di sostanze psicotrope sono il disturbo di personalità antisociale, il disturbo borderline, il disturbo narcisistico e quello istrionico. Sono disturbi caratterizzati da un elevato livello di impulsività e da alterazioni anche temperamentali che portano spesso i pazienti ad avere un'elevata tendenza, un elevato grado di sperimentatività. Accanto a questo possiamo osservare anche un'importante ricompensa dall'effetto. Sono pazienti che spesso non tengono in conto gli esiti dell'uso delle sostanze, non tengono in conto i rischi, non tengono in conto le norme, hanno spesso e volentieri un utilizzo di sostanze molto precoce. Taluni invece utilizzano le sostanze in termini di automedicazione. Di fatto quindi le droghe possono essere da un lato dei determinanti nel corso dell'evoluzione della patologia psichica, quindi aggravare gli elementi del disturbo o addirittura indurli, oppure essere utilizzati per gestire i correlati sintomatici del disturbo stesso. Spesso e volentieri pazienti con disturbo di personalità borderline, ad esempio, o narcisistico, regolamentano attraverso le sostanze la rabbia, regolamentano il senso di colpa, la frustrazione, l'iperidealizzazione o l'iperemotività. Allora, mi dici un attimo che cosa è successo rispetto all'incidente? È stato, lo sa già perché ha parlato anche con i servizi, quindi... Niente, io ho bevuto, però insomma non è che bevo sempre, però era un po' che non bevevo, lei lo sa, no? Sì, l'ho visto. Allora, però insomma alla fine ho bevuto, era tanto, ho avuto questo incidente, però ero arrabbiatissimo, non ti bisogna dirselo, cioè io ero arrabbiato. Beh, però so che l'incidente in realtà poi non è proprio colpa tua, ti hanno anche tagliato la strada, quindi insomma... Eh sì, però intanto il problema dell'assicurazione, sì, l'avvocato dice, però io so che la responsabilità è mia perché intanto avendo bevuto lo so già come finisce, poi vanno a cercare le storie prima, questa persona poveretta sarà quella che è, non era colpa mia, ma diventa che l'alcol perché ho bevuto e ho fatto male, fa recuperare, avere un'idea di me, intanto è colpa mia e finisce così perché già l'ho mandato che non mi danno più niente nei servizi, io lo so già perché è successo qualcosa e nessuno si domanda... Beh, insomma, sono arrabbiato io di questa cosa a più livelli. Dottor Ravani, abbiamo sentito nel servizio che il consumo e l'abuso di droghe e alcol possono essere determinanti o comunque aggravanti, insomma, associate al disturbo grave di personalità. E altri tipi di malattie associate o di sintomi, insomma, ci dice qualcosa? Sì, alcune malattie hanno a che fare con i comportamenti, no? L'abbiamo visto nel filmato prima, comportamenti di abuso di sostanze, altri comportamenti associati spesso sono quelli della condotta alimentare. Quindi questo si associa anche al discorso che l'età è un'età giovanile, specialmente nel sesso femminile abbiamo dei disturbi del comportamento alimentare. Poi ci sono disturbi che fasicamente si accompagnano, che sono quelli disturbi dell'umore, quindi sia disturbi bipolari che fasi di depressione maggiore, oppure anche degli episodi di tipo psicotico, insomma a volte ci sono dei periodi in cui c'è una perdita, come dire, del senso della realtà che poi rientra abitualmente, insomma queste sono grosso modo le comorbidità più importanti. Ecco, dottor Sanza, parliamo adesso del trattamento, ci sono degli strumenti particolari, degli interventi specifici che devono essere adottati nel trattamento di questi disturbi? Certo, ma prima ancora di parlare di strumenti specifici, bisogna parlare di una modalità specifica, cioè i pazienti che presentano un disturbo di personalità con le caratteristiche che abbiamo descritte, devono prima di tutto stabilire un forte legame con il curante, o meglio i curanti, cioè con l'equipe terapeutica. Noi chiamiamo questo legame alleanza terapeutica, che vuol dire la consapevolezza reciproca di lavorare per gli stessi obiettivi.
Questo aspetto va consolidato, lo dicono le linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna, che appunto sono state licenziate nel 2013, va consolidato in qualcosa di esplicito, di aperto, di trasparente, di noto ai curanti, al paziente e ai familiari. E noi abbiamo chiamato questo strumento il contratto. Il contratto cos'è? È un patto, un'alleanza che si sottoscrive e in cui si individuano gli obiettivi verso i quali deve condurre il trattamento. Questi obiettivi devono essere realistici, progressivi e misurabili sulle, diciamo, sugli avanzamenti intermedi. Questo è molto importante, cioè una politica dei piccoli passi. Ciò detto, parliamo degli strumenti. Gli strumenti più adeguati per il trattamento dei disturbi di personalità all'interno di questa cornice che abbiamo chiamato contratto o alleanza terapeutica sono le terapie psicologiche, le psicoterapie nei casi in cui c'è la disponibilità del paziente ad accettare una psicoterapia strutturata, ma altrimenti quella forma di psicoterapia che è stata chiamata come psicoterapia istituzionale, psicoterapia di equipe, che vuol dire un'attenzione costante agli aspetti psicologici e ai bisogni psicologici del paziente e dei suoi familiari. Capacità del servizio di filtrare questi bisogni, di interpretarli e di favorire in questo modo le funzioni di mentalizzazione. Che cosa sono le funzioni di mentalizzazione? Sono quella capacità di utilizzare la mente per gestire le proprie emozioni, che è il punto nevralgico della sofferenza delle persone con disturbo di personalità. Benissimo. Dottor Ravani, e quindi al termine di questo percorso di cura è possibile una guarigione completa? Oppure, o meglio, è possibile vedere un termine al percorso di cura? Sì, no, dobbiamo fare una considerazione. L'evoluzione naturale del disturbo è un lieve miglioramento di questi tratti di personalità dopo i 40-50 anni. Quindi noi, per parlare di guarigione, dovremmo fare un confronto fra l'evoluzione naturale e quello che noi siamo in grado di migliorare. Io non parlerei tanto di guarigione, io parlerei soprattutto di riduzione, in qualche modo, dei rischi che si accompagnano nella vita di queste persone. Abbiamo visto che hanno molte condotte a rischio, abuso di sostanze, promiscuità sessuale e quant'altro, e quindi hanno un funzionamento sociale ridotto o gravemente alterato. Quindi se per guarigione intendiamo un miglioramento del loro funzionamento sociale, in realtà non tenderebbe a migliorare naturalmente come per esempio i sintomi. Cioè a un'età più avanzata noi vediamo che i sintomi migliorano, ma il funzionamento sociale è rimasto in realtà deteriorato. Quindi il nostro lavoro è nel migliorare il funzionamento sociale e nell'alleviare mano a mano sintomi e rischi a cui queste persone vanno incontro. Non parlerei tanto di guarigione, ma di miglioramento della qualità della vita, sì. Molto bene, e adesso vediamo come si gestisce un ricovero nei casi in cui se ne, insomma, ravvisi la necessità e come si gestiscono le emergenze. Vediamo il servizio. Questo è l'ambiente dove si ricoverano nelle situazioni più acute le problematiche di vario genere, tipo psichiatrico, ivi compresi anche i soggetti portatori di disturbi di personalità. Non è certo una risoluzione che deve essere privilegiata. La situazione che più facilmente induce la necessità di ricovero è quella che in gergo tecnico chiamiamo comorbidità, ovvero la copresenza, oltre al disturbo di personalità, di problematiche di vario genere che possono andare dall'abuso di sostanze, le quali, soprattutto se queste sostanze sono psicostimolanti, può favorire delle manifestazioni acute con delle crisi comportamentali anche imponenti, e la comorbidità per altre patologie psichiatriche cosiddette dello spettro dell'umore, quindi con fasi di depressioni molto profonde o di converso di polarità opposta, con eccitazioni anche molto imponenti. Le attività che si svolgono in questo reparto e non sono esclusivamente dedicate ai soggetti con disturbo di personalità, al di là di quella più strettamente clinica, comprendono anche spazi dedicati alle terapie di gruppo, all'arte terapia, che incontrano un interesse decisamente maggiore di quanto supponessimo quando abbiamo iniziato alcuni anni fa.
Il ricovero di norma e in modo particolare per gli disturbi di personalità deve essere il più breve possibile. Noi abbiamo ricoverato su un 430 pazienti circa quest'anno una quarantina di diagnosi primarie di disturbi di personalità, 5 dei quali con diagnosi primaria di disturbi di personalità sono stati poi ricoverati in TSO, che sarebbe il trattamento sanitario obbligatorio, su un totale di una settantina o giù di lì di trattamenti sanitari obbligatori. Sembra un numero piccolo, ma tutto sommato un trattamento sanitario obbligatorio per una diagnosi di disturbo di personalità deve, a mio modo di vedere, possibilmente restare un'evenienza ancora più rara di quanto non sia stata finora. Dottor Tullini, qual è il ruolo delle famiglie in questo percorso? Sì, in età evolutiva possiamo parlare del ruolo degli adulti, proprio perché abbiamo la fortuna in età evolutiva che i bambini hanno a che fare con un numero inventato di contesti, qui ci sono i familiari, ci sono gli insegnanti e al limite gli educatori. È importantissimo riuscire a portare gli adulti ad avere un comportamento normativo più simile possibile fra di loro, in maniera tale che il bambino possa sperimentare vantaggi e svantaggi in relazione al suo comportamento che sono riconosciuti da tutti, e quindi altrimenti normalmente questi sono bambini che sono dei veri sperimentatori, quindi finirebbero per provare il limite di pazienza di ogni adulto a cui hanno a che fare, creando ancora nella loro testa più confusione e confondendo appunto qual è il comportamento più adeguato da tenere. Allora, dottor Sanza, in merito al percorso di cura è in corso una ricerca che state svolgendo, interrogando, diciamo così, intervistando i pazienti. Ecco, come si svolge questa ricerca e qual è anche l'obiettivo, brevemente? L'obiettivo della ricerca è soprattutto di mettere in evidenza la percezione soggettiva dei nostri utenti di quello che noi offriamo loro in termini di percorso di cura. Quindi riuscire ad estrarre quegli elementi che sono indispensabili per migliorare il servizio adeguandolo ai loro bisogni. Vediamo il servizio, forse capiremo meglio attraverso la diretta testimonianza. Bene, allora il lancio l'abbiamo già fatto, quindi vediamo nel servizio in che cosa è consistito questo percorso. Quali sono gli aspetti del suo disturbo che più la colpiscono, quelli in cui si riconosce di più? Io non riesco a dare confidenza alle persone. Quando sono qui al centro, durante le riunioni o nella clinica in cui sono stata ricoverata, questa cosa non mi succede. Però nel mondo fuori io non do confidenza alle persone. Già quando devo andare a fare delle compere sono in difficoltà. Quando esco con le persone devo sempre sapere cosa si va a fare, questa cosa l'ho sempre avuta e mi ha sempre dato molto fastidio parlare dei miei problemi. Questa ricerca raccoglie i racconti di 15 persone, finora sono state condotte 15 interviste di persone seguite dai servizi con un'età compresa dai 20 ai 50 anni, per la maggior parte donne, circa il 73%. I racconti sono molto diversi, dipende dalla disponibilità delle persone ad esplicitare alcuni momenti anche dolorosi della loro vita, diverse perché sono diversi gli anni di cura che hanno alle spalle le persone intervistate. Il colloquio, il momento del racconto, è stato utilizzato in vario modo dai partecipanti. Per le persone che hanno più storia di cura alle spalle è stato anche il momento proprio per fare un po' la sintesi, ricapitolare il loro percorso di cura. C'era proprio il desiderio da parte loro di raccontare in maniera dettagliata i vari passaggi, un po' come dire: nonostante tutto io sono qui oggi e ce l'ho fatta. Per altri pazienti, sempre con una grossa esperienza di cura alle spalle, è emerso anche la necessità, il desiderio di raccontarsi per aiutare altri. Qual è stato il primo contatto con gli operatori? Com'è andato? Con gli operatori bene, col medico benissimo. Io non ero abituata a chiedere aiuto e parlare di me e dei miei problemi. La dottoressa mi diceva di fidarmi, che lei ne aveva, seguiva altri con i miei problemi, ma io non credevo a nulla.
Quello che emerge ed è eclatante proprio, emerge da tutti i racconti, è come il momento centrale di cambiamento per il paziente, quando davvero loro si sono sentiti protagonisti della loro esperienza di cura, è stato il momento in cui il medico, il clinico ha messo loro un alt. Ad esempio, una paziente mi diceva: il mio vero percorso, io mi sono sentita veramente curata nel momento in cui il mio medico mi ha detto: adesso basta, devi decidere, o continui a girare di clinica in clinica, di operatore in operatore e stai così male, oppure decidi di iniziare un percorso qui al centro e insieme lavoriamo su quello che è il trattamento migliore per te. E lei dice: io da quel momento ho iniziato a prendere le medicine, ho iniziato a frequentare regolarmente il centro e adesso posso dire che sto abbastanza bene. Allora, dottor Sanza, in conclusione abbiamo sentito quelle che sono le esigenze e quello che è il percorso di cura, ma quindi i servizi sono pronti a rispondere a queste esigenze? Allora, i servizi della nostra regione, che sono quelli che conosciamo meglio, di cui stiamo parlando, hanno uno straordinario patrimonio di approccio psicoterapico e psicosociale nei confronti dei disturbi di salute mentale. Stanno aggiornando questo patrimonio alle nuove caratteristiche epidemiologiche dei pazienti. Oggi parliamo dei disturbi di personalità perché questa classe di pazienti, questa categoria di disturbi, si è imposta negli ultimi anni, diciamo, con una maggiore evidenza. E questo ha comportato un maggiore impegno dei servizi nei confronti dei pazienti con i disturbi di personalità, affetti da disturbi di personalità. Questa è la ragione che ha spinto la Regione Emilia-Romagna, il Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna, ad affrontare il problema promuovendo le linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna. Cosa sono le linee di indirizzo? Sono un documento che fissa alcuni standard di cura per i pazienti con disturbi gravi di personalità. Quindi indicazioni ai servizi sulle modalità operative che è meglio adottare per la cura dei nostri pazienti. Al centro di queste linee di indirizzo c'è il già citato contratto, quindi una modalità di cura collaborativa, partecipativa e collaborativa, che fonda sulla responsabilizzazione dell'utente e la sua partecipazione agli obiettivi di cura. Ci sono poi le tecniche che sono, diciamo, più adatte per curare i disturbi di personalità. E stiamo promuovendo queste tecniche anche attraverso percorsi formativi che investono sia i dipartimenti di salute, gli operatori e i professionisti dei dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche, che quelli del privato sociale, che interagiscono con i nostri percorsi di cura all'interno delle comunità terapeutiche e delle residenze riabilitative. Okay. Benissimo, allora abbiamo parlato oggi dei disturbi gravi di personalità, conosciuti anche come disturbi borderline di personalità, ne abbiamo parlato con i nostri ospiti che ringrazio di essere stati con noi, abbiamo parlato dei percorsi di cura che la rete dei servizi della Romagna offre, anche grazie alle linee guida della Regione Emilia-Romagna appunto per la cura di questi disturbi, dei pazienti e per il sostegno alle famiglie. Ringrazio Cristina di aver condotto la trasmissione e realizzato i servizi. E non ci resta che salutarci e arrivederci alla prossima puntata.